Buonasera a tutti voi, stasera ci troviamo al MILSA, al Museo dell'Industria e del Lavoro Sarronnese, e siamo qui per un appuntamento molto importante. Stasera ci sarà l'inaugurazione di 450 buste, è la mail art di 450 buste prodotte dai nostri ragazzi del Sarronnese. Sono state coinvolte varie scuole del Sarronnese, i ragazzi coinvolti hanno un'età media dai 10 fino ai 12-13 anni e vi assicuro che potrete divertirvi stasera a guardare queste buste, perché non sono solo delle semplici buste, sono delle vere e proprie opere d'arte. Qui con me ora ci sono tre musicisti, un maestro e due studenti del Conservatorio di Milano, che stasera allieteranno questa serata di festa. Buonasera signor Tracanna, lei è il maestro, che cosa ci vuol dire, che cosa suona stasera? Beh, intanto noi facciamo jazz, quindi questa terminologia del maestro, non maestro, non siamo abituati a usarla tra di noi. Comunque, io suonerò il sassofono, poi abbiamo Marco Rottoli, un valente bassista, e Dario Trapani, un bravissimo chitarrista. Sono due straordinari studenti del corso jazz del Conservatorio di Milano che mi hanno invitato stasera a suonare, e quindi io ben volentieri sono venuto qui a vedere questo museo, che tra l'altro non avevo mai visto ed è interessantissimo. Invito tutti a venire a vederlo. Marco, tu stasera ti cimenterai il contrabbasso. Uno strumento piuttosto ingombrante, come mai hai scelto questo strumento? Io in realtà ho iniziato suonando la chitarra e con la passione e l'amore per la musica jazz ho convogliato poi sul contrabbasso, che ho capito poi col tempo che potesse rappresentare meglio la mia personalità anche nella musica, e quindi una scelta che ho fatto in un tempo successivo, diciamo. È uno strumento molto affascinante, che ha una sua storia sia nella musica classica che nella musica jazz. Non ho approfondito, devo dire, molto lo studio della musica classica, ma diciamo che in un secolo di storia di musica jazz c'è già tanto da fare, quindi per ora mi accontento anche così. Ha detto che è iniziato con la chitarra. Chi ti ha regalato la prima chitarra? Ma penso di averla trovata direttamente a casa, doveva essere di qualche familiare, e quindi è stato un po' un incontro casuale, diciamo. Tu invece, Dario, suoni la chitarra. Come mai hai scelto questo strumento musicale e hai iniziato con la chitarra, oppure hai iniziato con qualche altro strumento? Da bambino avevo iniziato suonando la tastiera, perché ero stato a casa di un amico che aveva una tastiera, e quindi era un po' come se l'avessi vissuta come se fosse l'unico strumento musicale. Io volevo fare musica e quindi ho comprato quello, finché poi ho incontrato un altro amico che aveva una chitarra elettrica, che aveva un fratello più grande che aveva ritirato una chitarra elettrica in un negozio che stava chiudendo, e avevamo provato a suonarla a casa un pomeriggio e mi piaceva di brutto il suono, quindi ho investito un po' di soldi, li ho fatti investire in realtà, perché ero molto piccolo, e per i primi 3 o 4 anni non mi sono cimentato granché, però a un certo punto, probabilmente crescendo, è scattato qualcosa e mi sono inguaiato, insomma. I tuoi genitori sono contenti di questa tua scelta? L'hanno accettata, oppure sono stati un po' titubanti all'inizio? No, l'hanno sempre accettata e l'hanno anche supportata parecchio, perché mi hanno aiutato in anni di studi, e senza il loro contributo di sicuro non avrei potuto approfondire la musica e lo strumento così come sto facendo e ho fatto, insomma. Con quale canzone ti sei innamorato la prima volta? Questa è una domanda davvero tosta. Penso di non essere in grado di rispondere. Non è un ricordo legato ad un'esperienza musicale. Ha fatto innamorare. Suonando diverse canzoni, questo è un altro discorso. No, sto scherzando, ovviamente.
ma no, non è, devo dire che non è un ricordo legato alla musica, anche perché probabilmente non era ancora scattata la passione per la musica, quindi non... No, non so. Qual è il tuo, qual è il tuo cavallo di battaglia? Ci sono diversi brani che mi piacciono, le esecuzioni col contrabbasso sono particolari, diciamo, rispetto ad altri strumenti, perché è piuttosto raro che si eseguano dei temi, perché il ruolo dello strumento nella musica jazz è principalmente quello di strumento accompagnatore all'interno della sezione ritmica. Quindi per cui è piuttosto raro che si eseguano dei temi con contrabbasso, ma può capitare, e ce ne sono alcuni che mi piacciono parecchio, senza fare troppi nomi, magari potrei citare un brano, Serpent's Tooth di Victor Feldman, che piace molto eseguire il contrabbasso. Stasera quali pezzi suonerete per noi? Ma diciamo, noi ci siamo incontrati qui, come ti dicevo prima, non è un gruppo formato, e però è tradizione nel jazz che quando ci si incontra così tra musicisti, come in una sorta di jam session, come diciamo noi, andiamo a lavorare sui grandi standard del jazz, che sarebbero i pezzi che si suonano normalmente, anche se stasera ne faremo qualcuno di un po' particolare, come ad esempio Pannonica di Thelonious Monk, brani che non si suonano granché, o Ask Me Now, non si suonano granché in jam session. Quindi faremo, diciamo, del jazz ispirato alla grande tradizione degli anni 50-60, e niente, penso che ci divertiremo, ecco. Per concludere, vediamo un po', tu sotto la doccia che cosa canti? Cantare canzoni non lo so, però capita di fare esercizi, cioè se fai il musicista di jazz e devi mantenerti con la musica, capita spesso purtroppo oggigiorno di fare lavori poco remunerati, quindi ti tocca fare molti lavori e ti rimane poco tempo per studiare, quindi fare esercizi magari ritmici sotto la doccia, o cercare di immaginare lo strumento così come alla guida, anche se è un po' rischioso magari, però sì, magari faccio degli esercizi musicali cercando di immaginare lo strumento, quello sì. Cantare canzoni non lo so. L'ultima domanda la riserviamo a lei. Che cosa si sente di dire a un ragazzo che vuole iniziare la carriera musicale? Vedo che molti ragazzi hanno questo talento. Che cosa si sente di dire? Beh, innanzitutto vorrei dire che stiamo vivendo un momento in cui tutto passa un po' attraverso la TV e i mass media, diciamo così. Invece vorrei dire ai giovani che c'è tutto un mondo che sta al di fuori, dove c'è tantissima musica e non solo, c'è teatro, c'è pittura, c'è cultura in generale, che bisogna andarsi a cercare, che non è che ti viene sbattuto in faccia da queste cose. Questo qui è un mondo bellissimo, pieno di gente straordinaria che lavora per passione, che lavora per amore del fare musica o del fare altro, e quindi vorrei dire di soprattutto entrare in questo mondo, e poi se si vuole veramente affrontare un percorso di professionale dal punto di vista musicale, rimboccarsi seriamente le maniche. Tu hai partecipato alla Mail Art. Che scuola fai? Come ti chiami? Mi chiamo Giovanni e frequento la scuola Arcivescovile Castelli. Benissimo, quando la tua maestra ti ha detto Giovanni devi fare la Mail Art e l'argomento di quest'anno è l'ecosostenibilità, tu a cosa hai pensato? Cosa hai disegnato? Non sapevo come potrebbe essere questa mail art, perché non avevo capito molto bene il nome, quindi non avevo capito che era una busta disegnata. E poi quando hai capito, che cosa hai disegnato? Mi è venuto in mente di disegnare ovviamente la terra, poi ho scritto qualche parola in inglese perché le maestre ci hanno detto che dovevamo mandarlo all'estero,
E allora ho scritto, ho chiesto a mio compagno di insegnarmi un po' di parole, anche se ho sbagliato a scrivere. E allora ho scritto un po' di parole in inglese e ho fatto la mail art. Ascolta, che cosa vorresti dire alla tua maestra? Vorresti ringraziarla oppure gli vorresti dire per favore non farmi più fare la mail art? No, vorrei ringraziarla per questo lavoro che andrà all'estero e sono molto contento che vedrà i nostri disegni. Bene, come si chiama la tua maestra che non l'abbiamo ancora detto? Si chiama Anna Monticelli. Va bene, grazie Giovanni e speriamo che tu possa farne un'altra l'anno prossimo. Grazie Giovanni, ciao. Tu sei un altro protagonista di questa mail art, come ti chiami? Mattia. Quale scuola frequenti? Frequento la scuola Arcivescovile Castelli. Chi è la tua maestra? Anna. Maestra Anna, benissimo. Sai che queste buste, questa busta che tu hai preparato partirà tra qualche giorno per Vilnius. Cosa ne pensi? Quando la tua maestra ti ha detto guarda questa busta andrà in Europa, tu cosa ti sei sentito? Ho pensato che è stata una cosa bellissima far vedere ad altri ragazzini il disegno che abbiamo fatto qui in Italia. Tu ormai sei abituato con Facebook, giusto? Anche se hai 10 anni, però già usi Facebook. Scrivere una busta, una lettera, non ti sembra una cosa da vecchi? Un po' all'antica. Un po' all'antica, però l'hai accettata felicemente oppure un po' sbuffando? Come ti sei sentito quando la tua maestra ha detto devi farla? Che era bella da fare. Sei stato allora contento, la rifaresti? Sì. Bravo Mattia, complimenti. Ok, grazie. Lei è un genitore. Sì, di Andrea. Di Andrea, che frequenta quale scuola? La prima media al Collegio Castelli. Bene, quindi suo figlio è stato coinvolto in questa esperienza della mail art. Quando tornava a casa, da scuola, dopo aver fatto la mail art in classe, che cosa le diceva, che cosa le raccontava? Beh, mi sembrava molto entusiasta, il tema era sull'ecologia, per cui mi chiedeva papà, ma se faccio così, se faccio cos'ha? E ha fatto delle bozze, devo dire, tutto da solo, senza aiuto. Non ha dato suggerimenti? Neanche uno, ha fatto tutto da solo, e con grande entusiasmo, perché l'idea è piaciuta molto, poi l'idea di fare una busta, una lettera, così, e vedo anche i risultati degli altri bambini che sono stati molto interessanti. Come iniziativa, come le sembra? Nel senso, proporre queste iniziative a ragazzi di 10-11 anni abituati a mandarsi sms, messaggini, come le è sembrata questa iniziativa invece della busta antica? Beh, geniale soprattutto perché porta i bambini ad avere un senso civico maggiore sicuramente, ad esprimersi e avere rispetto per quello che è il nostro mondo ormai così deturpato e da valorizzare, da salvare, diciamo. Qui una bellissima iniziativa. Grazie e speriamo che anche suo figlio la pensi nello stesso modo. Okay, grazie. Grazie. Allora, grazie a tutti di essere venuti, perché l'obiettivo di creare un evento è anche quello di avere persone che abbiano il piacere di condividerlo con tutti quelli che collaborano al progetto e alla realizzazione. Per cui veramente mi fa piacere avere tante persone, speriamo che la serata, insomma, le 2 ore con voi siano piacevoli soprattutto per voi. Noi abbiamo messo tutto l'impegno possibile. Allora, vi racconto un po' di cose anche perché è giusto che la gente sappia cosa succede, chi sono le persone che hanno collaborato e così via. Allora, lo scopo dell'evento è inserirci, è stato proprio quello di inserirci nel circuito di quello che è per tutti e per l'amministrazione comunale che ogni anno organizza proprio questo mese dedicato ai diritti dell'infanzia,
e noi comunemente lo chiamiamo proprio novembre, il mese dei diritti, ricordando la sigla della Convenzione dei diritti dell'infanzia, avvenuta il 20 novembre dell'89 e ratificata dall'Italia, quindi vuol dire che noi come italiani dobbiamo rispettarla, metterla in atto e diciamo che il nostro comune e noi come cittadinanza ci proviamo ogni anno con diversi eventi nel mese di novembre. Noi abbiamo voluto partecipare puntando un po' l'attenzione su uno dei diritti fondamentali, che è il diritto all'istruzione, intendendolo però in un modo un pochino più ampio, cioè istruzione come cultura e cultura in senso lato, visto come un incontro tra arti diverse, tutte quelle arti visive, musicali, artistiche, eccetera, eccetera, che come dire, tutte insieme partecipano alla realizzazione di quella che è proprio l'idea di cultura. Quello che vedete oggi è nato quasi per caso, anche se a me dire per caso non piace, non convince, perché sono convinta che nella vita niente avvenga per caso. È successo a luglio che il mio amico, collega e musicista Ferdinando Faraò mi ha proposto questa cosa: perché non realizziamo un mechanical landscape? Io adesso vi dirò poche cose perché sennò vi rubo veramente il gusto della sorpresa. E allora, siccome per noi che insegniamo, insomma, a luglio è un mese di riposo e quindi possiamo anche attivarci di più mentalmente per altre cose che non siano quelle didattiche, ci siamo messi al lavoro e quindi lui ha proposto la realizzazione di quello che vedrete, che adesso sembra, come dire, in pochi minuti si risolve, no? Però dietro c'è stata veramente un'operazione importantissima di Rosa Rita, che vedete, Crisafi, che ha dato le sue competenze e il suo operato artistico, Fabio Volpi, che ne ha realizzato un'altra parte, e Ferdinando Faraò, che ha realizzato le musiche ad hoc proprio per questo video. Lo scopo del video qual è? Diciamo metaforicamente dare vita a tutti gli oggetti che vedete voi qua nel museo. Noi siamo abituati a considerare il museo come un luogo di conservazione. Oramai direi che questa idea, questo modo di intendere, dovrebbe essere superato. Il museo conserva sì la storia, e guai se così non fosse, perché un popolo senza storia non avrebbe neanche futuro. Però diciamo che tutti questi oggetti che noi vediamo e consideriamo inanimati in realtà parlano, e chi ha vissuto qui nello specifico nel territorio del Saronese, quindi ha lavorato in tutte le ditte che vedete qua presenti, venendo qui rivive anche quello che è stato un percorso di vita, per cui i ricordi diventano veramente vivi. E questo secondo me è il modo di andare a vedere ciò che abbiamo noi sparso in tutta Italia, avendo noi un paese tra l'altro che ci invidiano dappertutto, del quale però io sono convinta non abbiamo abbastanza apprezzamento e abbastanza rispetto. Comunque noi abbiamo provato proprio a sottolineare l'idea che gli oggetti conservati in un museo abbiano vita. Poi il secondo passaggio è stato quello del unire la seconda edizione del progetto delle mail art, di cui Giampaolo, che non vedo in giro ma sarà da qualche parte, eccolo là nascosto, magari dopo vi spiegherà. Sapete che siamo alla seconda edizione, vedete tutti i lavori realizzati qui dai ragazzi. Quest'anno tra l'altro sono stato molto più numerosi, evidentemente comincio a entrare anche nell'ottica di cosa sia la mail art, cosa serve, perché è bello comunicare con i compagni di altri paesi dell'Europa, eccetera. E quindi qui abbiamo, intanto ringraziamo i ragazzi e tutti gli insegnanti che hanno dedicato del tempo loro, a volte prezioso perché è sempre poco, per la realizzazione di queste buste, queste mail art, che sono proprio arte di comunicazione visiva bellissime. Cioè, noi ieri ci siamo messi qui insieme ad allestire ed era veramente, ci si è aperto il cuore, perché abbiamo visto quanto amore, quanta passione, quanta voglia di dire ci sia in queste buste. Poi a questo si è unito volontariamente un altro nostro concittadino, Paolo Darra, che ha voluto
farci questo regalo. Il video che vedete là proiettato, poi passando potete anche fermarvi e dare un occhio, ha voluto proprio riprendere come i ragazzi concretamente si siano messi all'opera per realizzare le mail art. Per cui ringrazio anche lui, ringrazio Davide il fratello che ha voluto creare le musiche ad hoc per il video, per cui vedete tanti pezzetti di piccole arti, quello che ognuno sa fare, però a me ha fatto piacere il fatto che abbiano risposto, ma a volte come Paolo senza neanche essere chiamati, a questa idea di realizziamo qualcosa per la nostra città. Strada facendo poi ecco il puzzle cominciava a diventare sempre più grande e anche i pezzi diventavano sempre più importanti e il disegno si amplificava. E allora l'idea era quella di vediamo se all'arte visiva, al video, all'immagine, alla musica riusciamo a creare qualcos'altro. E così tramite un altro amico che ho avuto l'occasione di conoscere personalmente, Ioanne Maria Pini, che voi sapete è un altro concittadino noto, insegna al Conservatorio di Milano, la nostra conoscenza era solo virtuale perché avevamo l'amicizia su Facebook, però ho buttato lì, ho osato provare a chiedere, ma dato che tu insegni al Conservatorio non è che riusciamo ad avere anche ragazzi del Conservatorio fuori da quelle che sono le mura usuali, no? Entro le quali loro si esibiscono. E allora devo dire che Ioanne si è dato subito da fare, ti ringrazio veramente di cuore, e siamo riusciti ad avere qui tra noi allora il maestro Tino Tracana che docente e responsabile del corso di jazz al Conservatorio di Milano, e poi abbiamo questi due magnifici artisti. Poi vi volete presentare voi, tanto potete dirlo. E Marco Rottoli al contrabbasso. Allora, questi io devo unire ringraziamenti anche doverosi per il maestro Moscatelli, fino a poco tempo fa direttore del Conservatorio di Milano, perché non è potuto essere qui stasera per impegni presi in precedenza, però si è dato da fare con Ioanne e Maria perché tutto questo fosse possibile, e devo dire con entusiasmo, nella speranza che proprio l'idea in questo caso della cultura musicale possa uscire all'esterno di quelle che sono i luoghi usuali e creare eventi di questo genere e poter magari attirare più persone verso in questo caso la musica, perché se le cose non si conoscono non si possono neanche apprezzare né ci si può avvicinare. Tra l'altro ci sono anche nella nostra scuola diversi ragazzi che hanno passione di musica, io ne ho per esempio nella mia classe diversi che insegnano, che suonano nell'orchestra di Uboldo, poi ho il batterista, cioè voglio dire anche questo è un modo per avvicinare i ragazzi e magari farli scegliere in prossimità dell'orientamento una scuola che in altri modi non si potrebbe conoscere, per cui tutto fa cultura in senso lato a 360 gradi. Allora, il tema però è quello dei diritti dei bambini, e allora in questa famiglia allargata non poteva mancare la nostra Rosanna Moneta, vieni Rossa che ti conoscono ma ti presentiamo lo stesso, che è responsabile della sezione UNICEF di Saronno. Che da diversi anni si batte per i diritti dei bambini, dedicando tempo, energia e tanta passione alla realizzazione di progetti che possono migliorare la vita dei minori e di riflesso dare insegnamenti di stili di vita agli adulti, perché io sono convinta che dai piccoli ci sia sempre da imparare. Poi ringrazio l'amministrazione comunale, qui nelle persone del sindaco, eccolo lì seduto, l'avevo perso di vista, dell'assessore Cecilia Cavaterra, che comunque ci sostengono, ci supportano e sono sempre presenti. Al vice sindaco l'ho perso, eccola là, anche la vice sindaco, grazie di essere venuta tra noi e grazie anche per... Sì, sì, dilli tu perché li conosci di più. Dato che... Ok, vai. Tanti bambini che vorrei che venissero davanti questi bimbi, perché oggi è la loro...
festa. Perché i grandi stanno sempre in prima linea. Sono i bambini che devono stare in prima linea. Venite qua. Ok. È molto bello e positivo che questa nuova edizione di Scambio Internazionale d'Arte Postale abbia ben 150 ragazzi del Saronese in più che vi partecipano. L'arte è un ponte che unisce identità diverse, aiuta la comprensione e dunque rafforza il senso di cittadinanza europea che dobbiamo continuare a costruire nell'obiettivo grandioso degli Stati Uniti d'Europa. 50 anni fa Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, disse che l'Europa, prima di essere un'alleanza militare o un'entità economica, deve essere una comunità culturale. Per raggiungere quel traguardo serve allora fare sistema, in modo che venga costruito dal basso questo senso di appartenenza a partire dai più giovani. E qui io adesso concludo il mio intervento con un piccolo messaggio che ci sentiamo e che mi sento di dire da parte di tutti. Questo di oggi è un piccolo momento, ma spero che arrivi un grande messaggio. La nostra cultura fonda le radici in due delle più grandi civiltà, quella greca e quella latina. Abbiamo avuto nei nostri trascorsi grandi artisti nei diversi e svariati campi che tutto il mondo ci invidia e sarebbe doveroso per tutti noi non dimenticare e mantenere viva la memoria. Noi abbiamo provato a unire le forze e creare, speriamo, un'occasione di unione e confronto tra arti, ruoli e competenze diverse, perché siamo convinti che solo insieme si può costruire. Grazie. Cedo la parola al nostro primo cittadino. E do questo, glielo tengo io. Grazie, proprio due, anche perché la signora Maria Misdea ha detto tutto e in maniera assolutamente fantastico. Io ringrazio voi che siete qui presenti, in particolare i bambini, i ragazzi, i giovani. Ringrazio i nostri gentili ospiti, gli artisti che adesso ci consegneranno, ci allieteranno, ci intratterranno. Non aggiungo altro perché altrimenti mi sembra di rovinare le belle parole, devo dire davvero, dette col cuore e con passione, come hai detto prima, a tutti noi. Quindi vi auguro una buona serata, dopodiché c'è chi scrive e non è presente, e concludo con questa frase. Buon divertimento a tutti. Grazie. Cecilia. Certo. Bene, vedere questo luogo, appunto, non un museo ma un luogo pieno di vita e soprattutto di bambini, è sempre un piacere. Quest'anno le espressioni artistiche sono quanto mai ricche e varie, e quello che colpisce è che i nostri ragazzi, i nostri giovani non sono più abituati a usare la busta, la carta da lettere, invece con questa nuova forma, questa forma artistica, conoscono le modalità con cui noi scrivevamo ai nostri amici di penna, anche magari che erano in altri paesi. Adesso per loro è molto molto più facile comunicare. La comunicazione ha subito una trasformazione negli ultimi anni veramente incredibile. Noi cerchiamo adulti di stare al passo, ma i nostri ragazzi sono più veloci. Beh, questa è una modalità del tutto nuova per usare un qualcosa che per noi era comune, mentre per i ragazzi no. Ma quello che è importante è il messaggio dell'inclusione, il messaggio di siamo tutti uguali. Io ho visto illustrato in tanti modi diversi il rispetto dell'ambiente, dell'ecologia, l'importanza, quindi tutti i messaggi che con questa modalità riescono a essere trasmessi non solo a livello di classe ma in tutta Europa, e quindi una di quelle azioni importanti che io spero appunto possano essere trasmesse dalle future generazioni a quelle che seguiranno. Grazie per chi ha contribuito a tutto ciò. Grazie Cecilia. C'è nessun altro?
No? Allora, adesso vi dico un po' come si svolgerà il resto dell'incontro. Vi lascio in compagnia di questi fantastici ragazzi e del maestro Tino Tracana. Dopodiché, completato la loro esibizione, vi accompagneremo nell'altra sala a vedere la seconda parte della serata. Grazie.